gli abiti riprendono proprio gli abiti dell'epoca di, diciamo, del signor Otto del Castello il VII, siamo fine 1600, primi del 1700, diciamo cavallo tra l'epoca medievale e rinascimentale, perché si abbinano tutta una storia e leggenda legata alla torre di Settimo, dove la parte nobile era la castellana, mentre quello che diventerà castellano era il giardiniere di corte, che invaghito della castellana e la castellana viceversa, però erano contrastati, diciamo, dal padre di lei, che tutto per tutto ha cercato di ostacolare, addirittura si era inventato di fare un palio tra i giovani, diciamo, dell'epoca nobili della zona, e chi riusciva a salire sulla torre l'avrebbe avuta in sposa. Ci provarono per tutta un'intera giornata, ma nessuno ci riuscì. Alla sera, con lo stratagemma e non solo con la forza, l'ortolano con la corda è salito sulla torre. Questa corda però era stata fissata su tramite uno spago che la dama di corte, la nutrice della castellana, aveva calato giù per poter tirare su la corda vera e propria sulla torre. Di qui è nata anche, per alcuni anni, poi si è persa questa usanza, veniva chiamata la giostra del palio sulla torre. Allora, Marianna è stata fondamentale, penso, perché ha saputo comunque interpretare il gusto dell'epoca, e insieme alla moda, ai tessuti, e penso che insieme è riuscita a creare quell'armonia che c'era nel 1600, e quindi vedo che dove andiamo tutti ci chiedono chi ha fatto questi costumi, insomma ci fanno tutti dei bei complimenti e fa tantissimo piacere. Poi negli anni 60 avevano trasformata come ascesa sulla torre con, diciamo, dei giocolieri, poi si è persa totalmente. Noi abbiamo ripreso in mano questa situazione e, ispirandosi a questa leggenda, legati ai costumi e tutto, giriamo, diciamo, un po' oramai in tutta Italia, perché siamo stati in Puglia recentemente, siamo stati nel Veneto, siamo stati in Lombardia, abbiamo girato quasi tutta l'Italia, ultimamente abbiamo fatto circa 50 apparizioni, così le chiamo io, nei vari luoghi, con i vestiti che ora indossiamo, diciamo, è l'ultima chicca, diciamo, di Marianna. Precedentemente avevamo i vestiti più pesanti di velluto che usiamo nel periodo invernale e che comunque anche all'epoca i signorotti avevano il cambio stagione. In più abbiamo un altro costume sempre abbinato, risalente sempre alla stessa epoca, con i colori verde e marrone. Io sono subentrato come presidente a Paolo. Prima di Paolo c'era Fogliano Mario, che è stato lui un grande promotore per la famiglia e ha fatto moltissime manifestazioni. Purtroppo, passando gli anni, come famiglia Settimese abbiamo perso anche qualche tesserato, perché il tempo passa, i giovani non sono più tutti piemontesi come volevamo noi, però adesso abbiamo cambiato uno statuto che diamo spazio a tutti, anche chi non è graziano, in particolar modo il direttivo che si dà da fare, mi danno una mano, perché forse solo per me forse andremo a finire in fondo a un canale. E con i giovani non è facile trovare chi ha voglia di girare paesi, è oltretutto anche un costo, allora speriamo che qualcheduno metta buona volontà.